Io credo che non si debba parlare dei film. Raccontare la trama, questo assolutamente non bisogna farlo mai, per evidenti ragioni. Parlare dell'argomento, della tematica, per adoperare delle parole grosse. Ma lei non è un personaggio a tematiche, diciamo. Ma no, non è mica vero, le tematiche ci sono sempre, ma non bisogna parlarne. Che senso ha parlare delle intenzioni di una storia prima che questa storia arrivi alle orecchie di quelli che la devono ascoltare? Aspettiamo. Io credo che non potrei girare un film senza una profonda simpatia, e vorrei dire un amore per le cose che devo rappresentare. Credo che senza questa simpatia non riuscirei, non saprei dove mettere la macchina da presa. Germi, a quanti festival ha partecipato? Dunque mi ci faccio riflettere un pochino. Sono stato 6 volte con questa Cannes, 2 volte a Venezia, se non sbaglio, e una volta a Hollywood per l'Oscar. Quante volte ha vinto? L'Oscar e a Cannes ho vinto un premio, ma non il primo premio per Divorzio all'italiana. Sì, quindi non ho vinto molte cose, ma chi la dura la vince, io insisto. Dà fastidio per essere considerato un moralista? Beh sì, molto. Moralista, che cos'è un moralista? Una volta, forse è sinonimo di ipocrita. Moralista è colui che fa professione di moralità. Ma non deve fare professione, la mia professione è il cinema, e devo nel cinema realizzare una moralità, se ce l'ho. Ecco, mi sembra che anche lei ha spostato il suo obiettivo sul mondo della borghesia. C'è una ragione particolare in questo? In piena sincerità, non c'è niente che non mi interessi. Credo che se vivessi 100 anni troverei sempre qualcosa di nuovo a cui interessarmi. E quindi mi sembrava abbastanza naturale che dopo aver trattato degli ambienti e dei personaggi popolari, mi sembra naturale che la mia curiosità e il mio interesse si indirizzino verso altri ambienti ed altri ceti sociali. Perché si parla così poco di amore nel cinema italiano? Chissà, forse tutto dipende dalla pubblicità visiva. Forse il giorno in cui per far la pubblicità ad un dentifricio si è scelta un'immagine erotica.